Ciao a tutti, oggi vorrei parlarvi del canone inverso. È una forma compositiva musicale che prevede lo sviluppo e l'esecuzione di una melodia o di un tema prima nella sua forma originaria, quindi dall'inizio alla fine, e poi in quella inversa, appunto, o per moto contrario, e cioè quindi dall'ultima nota fino alla prima a ritroso. Per fare questo ho scelto il tema del famoso film omonimo, quindi Canone inverso, scritto dal maestro Ennio Morricone, che nella sua semplicità riesce comunque a svelare molti trucchi di questa tecnica compositiva, e quindi anche visivamente vedrete che in una detta ai lavori non sarà difficile seguire questo piccolo procedimento che è alla base di questa forma compositiva. Iniziamo a scrivere la melodia, le prime quattro battute. Il tema è eseguito dal violino, da due violini, ma in questo caso ho preferito utilizzare la scrittura pianistica per comodità e anche per identificare meglio la melodia. L'unica differenza è che al posto della chiave di basso è ripetuta la chiave di violino, e poi vedremo anche il perché. Il tema inizia con un La, Si, Do. Quindi chiaramente siamo in La minore, e la conferma ci viene data anche dal Sol diesis, che identifica l'accordo di Mi maggiore, la dominante. Quindi questa è la seconda battuta. Con la terza troviamo un altro Sol diesis, e poi prosegue con il La, Si. Quindi la terza battuta si conclude con queste quattro semicrome. E l'ultima battuta un La da quattro quarti, quindi in qualche modo conclude la prima sezione che ascoltiamo insieme. Avrete notato che la melodia inizia con un La e termina con un La, dando anche un senso di chiusura e di completezza. Questo perché poi dovrà incastrarsi con l'altra melodia che sta per seguire. E una piccola osservazione, se vedete la penultima nota, un Sol, è in realtà da intendersi come un Sol diesis, che adesso indichiamo, e questo ci aiuterà a capire anche il perché andremo a scrivere le prossime note seguendo questo criterio. Ora ho evidenziato l'ultima nota del primo pentagramma, il La, e lo vado a trascrivere come prima nota del secondo pentagramma sotto, quindi l'ultima nota diventa la prima. Ora ho numerato rispettivamente la penultima, terzultima e così via note del pentagramma, del primo pentagramma, con i numeri 1, 2, 3, 4, quindi un Sol diesis, un La, un Si e un Do, che andiamo a scrivere nel pentagramma sottostante, quindi vedete Sol diesis, La, Si, Do. Per quanto riguarda la seconda battuta, quindi potete far corrispondere le note del primo pentagramma con quelle del secondo pentagramma, e così proseguendo abbiamo la quinta nota, il Si, che andiamo a trascrivere sotto, e così via, il La e il Sol diesis in sequenza. Quindi in qualche modo stiamo trascrivendo la melodia superiore al contrario nel pentagramma inferiore. Qui con la nota numero 7 siamo arrivati a metà, quindi il Sol diesis del pentagramma superiore della terza battuta corrisponde al Sol diesis della seconda battuta del pentagramma inferiore, e così via. Qui c'è il giro di boa, quindi il Sol diesis, che adesso indichiamo con la nota numero 1, viene trascritto sotto, e così via, il 2 e il 3, il La e il Si vengono trascritti nel pentagramma inferiore. Quindi per semplicità ho usato i numeri per poter bene identificare le varie note. E infine l'ultima battuta,
quindi il do, re, do, si, leggendo a ritroso, quindi la nota 1, 2, 3, 4, andranno a completare l'ultima battuta del pentagramma inferiore. Quindi sempre utilizzando la stessa numerazione per poter identificare le note, abbiamo il do, re, do, si, infine il do da 2, indicato con la nota numero 5, e per concludere il si, la, che andiamo a trascrivere sotto. E come vedete anche qui la melodia finisce con il la, iniziata con un la e termina con un la. Ascoltiamola. A questo punto, per rendere la seconda melodia più facilmente distinguibile rispetto alla prima, effettuiamo un'operazione chiamata trasposizione, cioè eseguiamo la stessa melodia un'ottava sotto, o in altre parole in un registro più grave. Ascoltiamo quindi questa nuova versione. Ed è arrivato il momento di ascoltare entrambe le melodie insieme. Ora passiamo alla sezione B, che è davvero molto simile alla precedente. Invece di partire dalla nota La, si parte dal Do, quindi c'è stata anche qui una trasposizione di entrambe le melodie, e dalla tonalità di La minore si passa al Do maggiore. E con lo stesso criterio che abbiamo seguito nella sezione A, andiamo a ricostruire la melodia superiore nel pentagramma inferiore, quindi esattamente lo stesso criterio, quindi anche la stessa numerazione. Vediamo l'effetto. A questo punto siamo giunti alla sezione C, dove viene introdotta una variazione. Per quanto riguarda la melodia, l'andamento ritmico è differente rispetto alle prime due sezioni che abbiamo visto, erano davvero simili, e l'unica differenza era un po' l'armonia e quindi la tonalità, dalla minore al Do maggiore. Qui ci troviamo di fronte a una diversa esposizione ritmica che introduce appunto un contrasto per rendere il brano più interessante. Vediamo come viene sviluppata la prima melodia, la parte superiore. Ormai sarete diventati tutti esperti e avete capito come è stata elaborata la melodia nel pentagramma inferiore. Quindi, giusto per un breve ripasso, sto riportando i vari passaggi che sono stati effettuati. Quindi la melodia superiore a ritroso viene riproposta sotto, e anche qui effettuiamo una trasposizione per lo stesso principio che abbiamo seguito all'inizio. E ora ascoltiamo la sezione C completa. E dopo la versione C viene riproposta come finale, come parte finale,
la sezione A, quindi con la stessa struttura, stessa melodia e stessa sovrapposizione. Ora andremo ad ascoltare il brano completo, che è possibile eseguire anche nella partitura per chi volesse studiarla più a fondo e magari suonarla, riprodurla al pianoforte. E per concludere, ascoltiamo anche la versione completa con i due violini e l'orchestra. Bene, spero che questo video sia stato piuttosto interessante. Io vi ringrazio per aver seguito fin qui e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!